Il Rubin Kazan prende in giro la 20 milioni per Kvara erano troppi. Più che l'ironia il Rubin Kazan, il club in cui ha giocato Kvaratskhelia tra il 2020 e il 2022. Ha scelto di togliersi un sassolino dalla scarpa, dopo la brutta sconfitta della Juve sul campo del Napoli. Lo ha fatto con un contenuto social pubblicato sul suo profilo TikTok e centrato ovviamente sul suo ex gioiello. Tra i protagonisti del match del Maradona. La provocazione fa riferimento a una vecchia trattativa con la Juve per il calciatore georgiano. Vicino al trasferimento a Torino nel 2021, tanto da aver soggiornato a Torino con suo padre e il suo entourage per visitare la Continassa e tutte le strutture della Juventus. Si tratta di un video di pochi secondi, diviso in due parti ma piuttosto significativo. Sulla prima diapositiva c'è infatti Kvara con la maglia della Juve e una didascalia che descrive il tentativo d'affare di qualche anno fa durante la trattativa tra i club, Juve in 2021. 20 mln sti omuk for him. Tradotto la Juve nel 2021. 20 milioni sono troppi per lui. La seconda diapositiva ritrae l'azione del gol del georgiano durante l'ultimo match tra Napoli e Juve. Con un 2023 in grafica che bacchetta in qualche modo i dirigenti bianconeri sulla scelta.